questa è una notizia importante, un fatto importante che segue a un lavoro molto difficile e duro che abbiamo messo in campo tra comune e società. Adesso si lavora per firmare la convenzione, una convenzione importante che avrà delle novità e che apre la strada definitiva ai lavori di riqualificazione del San Paolo. Siamo veramente felici. Siamo in stretto contatto con la società, come sempre si lavora e si daranno le notizie di volta in volta quando si fanno di ulteriori passi in avanti, però la strada ormai è spianata. Ma sugli aspetti tecnici se ne occupano i tecnici, il sindaco dà le indicazioni e finora tutte le indicazioni che sono state date si stanno seguendo. Questa è stata una svolta importante di queste ore che è frutto di un lavoro serio che ho fatto io personalmente insieme al presidente del Calcio Napoli e i tecnici hanno operato secondo le direttive impartite. Il Napoli innanzitutto giocherà al San Paolo. Poi nella convenzione sarà previsto che entro il 31 dicembre di quest'anno la società assume l'impegno di presentare un piano serio di ristrutturazione del San Paolo e quindi si apre la strada in tempi ragionevoli per iniziare i lavori. Noi ci impegniamo come comune a mettere in campo tutte le azioni amministrative perché chi gestisce lo stadio lo possa fare in tempi brevi, rapidi e senza ostacoli inutili. In città sta accadendo un qualcosa di importante perché si sta collaborando tra amministrazione comunale, CONI, federazioni, associazioni e adesso il CONI anche sullo stadio San Paolo, quindi questo ci aiuterà grazie all'esperienza del CONI e immagino, però questo diciamo, a noi interessa più indirettamente, che il credito sportivo possa avere un ruolo anche nel finanziamento, però questo appunto non riguarda noi perché insomma il San Paolo non verrà ristrutturato con soldi pubblici. La convenzione che noi andremo a fare non è la proroga, cioè si legge proroga della convenzione, la proroga convenzione in quanto tale serve per giocare al San Paolo, ma nella convenzione nuova che noi andremo a prorogare ci sono già dei contenuti molto innovativi e uno di questi contenuti che è la prospettiva del nuovo stadio e questo serve a noi come amministratori e alla società in quanto gestori diciamo, della struttura di poterla tenere aperta sempre, perché questo apre anche la strada a una riqualificazione significativa dell'intera area di Piazzale Tecchio e dintorni che si sposa con i progetti di riqualificazione che noi abbiamo in campo dall'apertura della mostra oltremare che avverrà tra qualche giorno, quindi non esisterà più lo stadio che vai ogni 15 giorni a vedere la partita ma qualcosa di molto diverso. Adesso la partita nelle prossime ore sta da un lato la firma della convenzione e dall'altro poi del livello qualitativo di progetto che viene presentato in cui c'è bisogno di idee originali perché al San Paolo secondo me si deve fare un lavoro originale e quante risorse vengono messe.